Benvenuti a questa nuova, no, in realtà non è una puntata, è un comunicato, poi lo vedranno dalla Comunicato stampa. comunicato stampa, lo vedranno dalla durata del video, che invece che Sì, invece di 40 minuti durerà 14 35. minuti durerà solo una manciata di minuti. E infatti, visto l'interesse crescente per la nuova serie di Dragon Ball Oshi, diciamo un nome in codice, ecco. Ossi? Oshi. Oh, cosa vuol dire Ossi? È No, non è Yoshi, è Oshi. quello di Super Mario Ossi, o no? Visto l'interesse crescente per questi rumors così insistenti, abbiamo deciso di realizzare questo piccolo video. Dunque, partiamo ecco, dall'inizio. Il 17 dicembre e il 18 dicembre al JamFest 2012, ovviamente che si è tenuto in Giappone, Noi non ci siamo potuti andare No, perché eravamo purtroppo impegnati. sì, avevamo altri impegni importantissimi, Sì. durante il quale è stato trasmesso Dragon Ball Episode of Bardock, che è un nuovo OAV dedicato appunto a Cos'è l'OAV? Bardock, Original Anime Video, quindi è un episodio, Un cartone animato? sì, è un anime però staccato dall'anime principale, Uno diciamo. spin-off? Esatto, Ah diciamo sì? sì. Questo Episode of Bardock è stato poi, come posso dire, è stato messo su internet e reso disponibile la visione per qualche A un giorno. pubblico adulto. Sì, a tutti, non per forza adulti, è reso disponibile per lo streaming. Questo nuovo anime, praticamente, questa nuova puntata, siamo venuti a conoscenza che farà parte di un progetto, diciamo, più grande, che si chiamerà Super Saiyan Psycho Secret Project, Colui, sì. quello lì, dove appunto, Un progetto finanziato da Gamesimbu, che ci ma sono non è io. vero, ma non è vero, Cioè, zitto, non lo fa. del quale appunto farà parte questo Episode of Bardock e Dragon Ball Z Gaiden, un attimo che me lo leggo, Ci sarà Dragon anche Ball Z Silvestre Gaiden, Stallone. Ci sarà anche Silvestre Stallone. Non è vero. Questo Dragon Ball Z Gaiden, Saiyajin Zetsu Metsu Keikaku, che sarebbe praticamente il piano dello sterminio dei Super Saiyan, che probabilmente, dico probabilmente perché sennò mi danno del contaballe, probabilmente farà parte, anzi, probabilmente faranno da prologo per la nuova serie di Dragon Ball, che potrebbe, sottolineo, potrebbe andare in onda da aprile 2012 in Giappone. Posso dire chi sarà la guest star? Chuck Norris. Ma che cosa stai dicendo? Ho sentito delle voci di corridoio. Sì. Quindi a marzo dovrebbe uscire il DVD con il piano dello sterminio dei Super Saiyan e questo nuovo Episode of Bardock in un unico DVD insieme a Psycho Jump, che è una rivista giapponese. E poi il mese dopo, cioè ad aprile 2012, dovrebbe iniziare questa nuova serie. Però metto sempre dovrebbe perché è un rumors. Un Quasi, rumor. quasi fondato, ma non è ancora stato ufficializzato. Speriamo comunque. Sì. Con Chuck Norris, ricordatevi. Ma non c'è Chuck Norris. Come non c'è Chuck Ma Norris? no. C'è dappertutto, scusa, Adesso hanno fatto anche un film che c'è Chuck Norris, c'è Van Damme, Expendables 2 mi pare si chiama. Van Damme, vecchio Van Damme! Ma sì, sono diventato vecchio. E poi chi è gli altri, quelli vecchietti? Aspetta, C'è Jet Li, c'è Rambo, Stallone. sì, c'è Rambo, Stallone, No, sembra lo poi, stesso. no, aspetta, c'era anche Rocky, l'ho visto, c'era anche Rocky, poi c'erano, aspetta, C'era Jet Li. Jack Lee, Jack. che è il figlio di Bruce Ah, va bene. Lee, sì, e poi c'era, aspetta, c'era un altro, anche lui anziano, grasso! Quello sempre di Rocky. Sì, quello grasso! Non mi ricordo più. Ma quello è una roba da ospizio, sono andati all'ospizio e hanno tirato su tutti, tutti a prezzo di uno, vedete? Questi qua, tutti con la flebo, quelli. Sono andati lì, hanno fatto questo film e ci hanno fatto un sacco di punture per farli stare in piedi, perché erano tutti lì un po' così, però li hanno pagati poco. È Ma stato io non credo un l'abbiamo film a pagati basso poco. business. Ma non credo io. Ma io penso di sì. Ma adesso penso anch'io di fare un film del genere. Vado a racimolare gli attori, quelli che costano meno, quelli più anziani, che ormai non lavorano più, e
e ho pensato di fare un filmetto, non so, adesso devo ancora pensare alla trama, però so già gli interpreti. Allora ci metto Don Lurio, film d'azione, poi ci metto, aspetta, ma Don Lurio è mica morto? Ma no, non lo so. Sì, è morto, poveretto. Ma non lo so io. Gamba tonda, torticollo, gamba, torticollo, poi ci metto le gemelle Kessler. Doveva durare pochi minuti questo. Sì, va bene, sto spiegando meglio. Gemelle Kessler che faranno le due fighette della situazione, tutti se le contendono, E certo. Poi ci metto anche Pippo Baudo come guest star. Come nemico finale? Sì, come il boss finale ci metto Pippo Baudo. Sì, un film costerà poco, dai. Di tutto comunque rispetto, andrò a vederlo al day one proprio. È il filmone di Natale, scusa. Sì, sicuro. Cosa ci resta da dire? Direi niente. Allora possiamo chiudere la puntata. Puntata, un comunicato. Un comunicato stampa, sì. Ma lo, sì. Lo chiudiamo e vi diamo appuntamento per le prossime puntate. Mi raccomando, fate salire le visite di YouTube, porca miseria. Siamo a 176 visite nell'ultimo film, ma cosa stiamo qua noi a... Film, video, che... dell'ultimo film. Sì, perché mi sono agitato, mi sono infervorato con la storia dei film a basso costo. No, più che altro, magari per chi inizia a seguirci adesso, diciamo in breve chi siamo. Allora, lui è Pier Filiberto, è un ricco rampollo. Rampollo! No, rampollo, non pollo. Rampollo. Sì. E invece lui è uno qualunque che ho trovato per strada in una giornata di pioggia, tutto bagnato, e l'ho portato a casa. Si incontrano Licia per caso. Posso tenerlo? Ho detto, vabbè, mettilo lì in un angoletto, basta che non sporchi, mettici il giornale. E poi l'abbiamo messo lì, l'abbiamo tenuto. Grazie. E adesso ci ho dato un lavoro, un pezzo di pane, e niente, ho fatto del bene, insomma. Va bene. Allora, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.